Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, vi ho portato l'Home Stable Tour in compagnia di un membro del club. Purtroppo non parlerà, però sarà presente ovunque. Bene, per incominciare, la mia stalla si trova al Ranch Starshine e niente, iniziamo a presentare i cavalli. Pertanto, Sunflower, il mio quarter palomino, occupa il primo box. Eccolo qui, molto spazioso. E poi a fianco abbiamo Big Honey, mio svedese palomino, che purtroppo è depresso, poverino, perché io curo solamente i cavalli che comunque utilizzo di più. Invece da questo lato abbiamo un Clyde, si chiama Thunder Guardian, un morelloso, possente, bellissimo. E di fianco, cioè di fronte, troviamo suo cugino, un Irish Cob o comunque Gypsy Vanner e si chiama Rune Keeper e ha un manto spettacolare pinto. Guarda, guarda come ci prova con i miei cavalli. Comunque, da questo lato troviamo il mio connemara Rovano Rosso, si chiama Wildfire. Devo dire molto affascinante. E per finire troviamo il mio fjord di nome Eastwind. Da questo lato invece troviamo Sugar Drop, un Knaps Trooper, e il suo manto è Appaloosa. Sì, molto affascinante. Sembra un pandoro con lo zucchero a velo sopra, infatti si chiama goccia di zucchero. E invece qui troviamo il puro sangue inglese albino che si chiama Westwind. Procedendo da questo lato invece, qui di fronte abbiamo un principe e una principessa, infatti l'andaluso pomelloso, un Dapple Grey, che si chiama North Prince, e qui abbiamo la principessa, un lusitano Buckskin, South Princess. Ormai per i miei cavalli ho sotto tutti i punti cardinali, quindi... Ecco infine gli ultimi due box. Qui troviamo il mezzo sangue di Yorick, si chiama Pepper Melody, un baio. Qui invece troviamo il puro sangue arabo, si chiama Bright Star. È un manto favoloso, dovrebbe essere un grigio, comunque molto affascinante. Ma non sono mica finiti i cavalli, ce ne sono di altri nel paddock. Quindi li riporto. Io direi di far vedere, di mostrare i due pony che secondo me sono i più importanti. Oh, ecco qui. Il primo pony si chiama Coco Diamond ed è un sauro bruciato. A me fa troppo ridere. Cioè, io sto parlando di cose serie. Lui carezza i pony. E qui invece troviamo Miss Fall, il mio primo pony, il mio primo cavallo di Star Stable. Non ti dimenticherò mai, Miss Fall. Il suo manto è un buckskin pezzato ed è leggermente obeso, nessun problema. Io adoro i pony così. Stando sempre a tema pony, riportiamo il Chincon Tig. Nome originale, ovvero Jewel Love. Non avevo altri nomi da darle e quindi ho scelto questo. Da questo lato invece, salve, qui invece abbiamo la Caltech, un perlino, e il suo nome è Gold Heart. Adesso riportiamo il Curly e anche il Frisone sportivo, ecco qui. Oh mio Dio patato! Comunque... E lui è un Curly appunto, e è un pezzato baio scuro. E il suo nome è Potato Cake. Oh my god, questo nome è bellissimo. Cioè, Potato sta per patata appunto, per formosità, cioè, sa di obeso, capito? E quindi invece Cake sa di dolce comunque. È troppo carino. E qui c'è Dark Lady, un bellissimo frisone sportivo, morelloso,
Io amo quella lista che ha nel muso. E lei è stata appunto il primo cavallo quando sono divenuta Lifetime. E qui abbiamo Smoke Blood, un fantastico Mustang. Anche se è un cavallo un po' vecchio, cioè mi piace per il manto perché è un ruano blu ed è molto affascinante. E per finire abbiamo Danger Spirit, lo spirito del pericolo. È un trekenner pinto e io amo i pinti. Adesso non lo uso più come prima perché comunque hanno rovinato le andature. Cioè, non, prima era perfetto, lo potevano lasciare tranquillamente in quel modo. Cioè, è strano quando galoppa la sua coda, non so cosa stia facendo in quel momento, sembra... non lo so. Poi volevo indubbiamente mostrarvi questa stanza in cui vi è il cibo per il cavallo e dei prodotti. Magari fossero utilizzabili, sarebbe bellissimo. Invece qui sarebbe molto carino se potessimo mettere le nostre selle, cioè dato che ci sono degli slot per le selle, così magari questa stanza verrebbe utilizzata in modo utile, cioè al posto di queste orrende selle. E qui ovviamente anche la stessa cosa per le briglie. Ok, siamo giunti al momento dell'armadio. Allora, nella prima pagina ci sono le magliette, le felpe e i top che possiedo, e qui invece ci sono degli outfit già pronti da mettere. Poi nella seconda abbiamo pantaloni, nella terza abbiamo cappelli, caschi, accessori per la faccia. Questa cosa, cioè questo cappellino con le candeline mi fa morire dalle risate. E vabbè, proseguendo troviamo i guanti, gli stivali, le scarpe e infine i vestiti. Per quanto riguarda il cavallo, invece, qui troviamo tutti i sottosella, poi ci sono anche le stinchiere e poi ci sono anche outfit già pronti. Poi qui ci sono le selle, le briglie, le stinchiere, accessori per abbellire il cavallo e infine le borsettine. E poi non c'è più nulla. Invece gli animali, cioè animali non ne ho molti, peraltro sono ricompense che, cioè più che altro le ho riscattati dai codici, niente di che, non utilizzo mai animali per questo. E per finire negli oggetti non c'è nulla di interessante, cioè solamente oggetti per le missioni e anche degli incantesimi da fare al nostro starter. Ok ragazzi, ora c'è la parte più divertente, cioè quella di mostrare le mie capigliature. Questa parte già a pensarci mi fa morire dal ridere. Allora, io direi di partire dai trucchi per alleviare un poco. Questo comunque è il trucco che utilizzo di più. E poi abbiamo questo. Sembro graffiata da un gatto, cavolo. E poi c'è questo che è un altro tipo di graffio, questo. Adesso passiamo alle capigliature. Allora, partiamo dal cocco, la famosa capigliatura. E questa l'ho comprata per scherzo, cioè più che altro la maggior parte. E poi abbiamo questo che fa proprio schifo. Non ha senso, non è un senso di capelli. Poi vabbè, c'è questa che più che altro l'ho comprata per una competizione, c'è la coda di unicorno, bellissima, e ovviamente c'è anche la coda di unicorno parte 2. Queste capigliature sono favolose. E per finire, con eleganza ovviamente, questa capigliatura. Fa troppo ridere, sembra che hai uno straccio poggiato sulla testa. Ah, oddio, fa troppo ridere. Non so per quale motivo io abbia comprato questa capigliatura, però fa troppo ridere. Bene, ragazzi, prima di concludere il video volevo mostrarvi la divisa del nostro lab, quella del personaggio, ossia un cappello verde. Quello dei druidi,
top bianco e i guanti neri, basta, non importa quali, basta che siano neri, e i pantaloni verdi, quelli sempre dei druidi, e infine gli stivali sarebbero sempre quelli dei druidi, ma che si riscattano con le missioni. Per quanto riguarda il cavallo, invece, ci vuole l'Ecmor nero, la sella sempre nera, e infine il sottosella, quello dei druidi ovviamente, e che sia in questo modo. Non so se si vede, aspetta che magari tolgo la sella. Ok, sì, sarebbe questo. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Ringrazio tanto Kyra Rabbitly per aver partecipato a questo video e noi ci vediamo in un prossimo video.